Buongiorno a tutti, domani è il giorno di Juventus-Inter, gara valida per la 31esima giornata della Serie A Team 2021-2022. Siamo qui insieme al nostro allenatore Simone Inzaghi, che è a vostra disposizione per rispondere alle domande in vista della partita di domani. Cominciamo con la domanda di Inter TV, grazie. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Inizia la fase finale della stagione e domani c'è la partita contro la Juventus, che è forse uno degli avversari più difficili. E secondo lei che partita sarà e che cosa si aspetta? Grazie. Ma io penso che sarà una partita molto molto importante e nello stesso modo penso che non poteva esserci partita migliore in questo momento per dare un segnale forte all'ambiente, ma soprattutto a noi stessi. DAZN. Buon pomeriggio mister. Ciao, buongiorno. Tommaso Turci, come ha visto Brozovic in questi giorni? Per lui è stata anche una settimana importante con il rinnovo del contratto. È più sereno con lui disponibile? Ma io penso che tutti quanti, insomma, sappiamo dell'importanza di Brozovic e di tutti i nostri giocatori. Marcelo nel suo ruolo è per noi fondamentale, ci è mancato tanto in queste partite, in questi giorni ha lavorato abbastanza bene, oggi insieme a De Vrij farà l'intero allenamento e poi insomma in base a come risponderà vedremo, però senz'altro che già con noi è un recupero importante. Sky Sport. Ciao Simone, buongiorno a tutti. È chiaro, l'hai detto tu all'inizio, no? Questa è una partita molto molto importante. Ci racconti un po' in questi giorni come hai visto proprio la squadra, no? Perché voi siete arrivati un mese e mezzo fa, che eravate davanti a tutti, avevate una certa, no, regolarità di rendimento, di prestazione, di tutto. Poi c'è stata questa flessione anche nei risultati. Che motivazione e consapevolezza hai visto nei giocatori e se senti, no, anche parlandoci, che anche per loro questo è un passaggio obbligato, no, nella lotta per lo scudetto, cioè far bene domani darebbe un altro spiraglio, fare un risultato diverso forse vi allontanerebbe in maniera importante. Ma senz'altro, è normale che siamo stati tutti solo negli ultimi due giorni, però già ieri i ragazzi hanno fatto un buon allenamento, è normale che tocca a noi con prestazioni importanti, con rabbia e carattere, far di più in questo momento. Noi sappiamo dove eravamo un mese e mezzo fa, adesso nelle ultime sette partite abbiamo perso punti, abbiamo perso soprattutto risultati più che prestazioni e sappiamo che insomma corsa, aggressività, determinazione. Domani sera dobbiamo fare una grande partita contro un avversario di grandissimo valore in uno stadio difficile, però insomma sappiamo che andremo a Torino a giocarci una partita di personalità e carattere. Mediaset. Sì, buongiorno Simone, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Simone, volevo chiederti appunto, tu ti sei dato un motivo, delle spiegazioni, come mai c'è stata questa frenata quasi incomprensibile visto il gioco, la sicurezza e tutto quello che aveva fatto vedere questa squadra fino a due mesi fa? Come mai questi sette punti in sette partite? Che spiegazioni vi siete date e come uscirne? Questa forse è l'ultima grande occasione per riprendere in mano questo campionato? Ma io penso di sì, penso che tutte le squadre di vertice che sono insieme a noi dall'inizio del campionato hanno avuto questi momenti. Il nostro chiaramente è coinciso col doppio confronto con Liverpool, con il derby perso, però come ho detto a inizio anno personalmente avrei messo la firma a essere in questo momento ai primi d'aprile, aver vinto una Supercoppa, aver raggiunto gli ottavi dopo più di 10 anni, a giocarmi lo scudetto insieme alle altre, di conseguenza un posto champion, che era quello che l'obiettivo che ci aveva chiesto inizialmente a me, allo staff, alla squadra, alla mia società. Rai Sport.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Ciao. Dopo un periodo difficile avete l'occasione, diciamo, in 90 minuti secchi di rientrare prepotentemente in lotta. È anche un po', diciamo così, una partita che deve permettere all'Inter di mostrare che cosa ha appreso da tutti i tuoi insegnamenti. Tu che cosa ti aspetti comunque domani da questa partita che può decidere la volata a scudetto, o insomma farvi rientrare? Ma io mi aspetto risultato perché per quanto riguarda le prestazioni non sono mai mancate, secondo me, perché anche gli ultimi dati, insomma, ci dicono che abbiamo creato tanto, nonostante nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 7 punti. È normale che c'è delusione, nel senso, soprattutto per i risultati. Quindi domani abbiamo assolutamente voglia di fare risultato, sapendo che con 9 partite alla fine saranno 9 finali, a cominciare da domani, che sicuramente delle 9 che rimangono è la partita più impegnativa per noi. Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister, ciao. Volevo chiederti se... Mi sentite, sì? Sì, sì, prego. Volevo chiederti se avete... cioè, se questa partita in quanto tale la stai preparando in maniera diversa. Cioè, spesso quando le tue squadre hanno affrontato la Juventus in gara secca, alla fine sei riuscito a trarre prestazioni migliori. Volevo chiederti se la stavi preparando così, come se fosse una gara da dentro o fuori. E quanto invece condizionerà il resto della stagione e anche la tua stessa condizione? Ma io penso che, l'abbiamo detto prima, insomma, il derby d'Italia, Juventus-Inter, quindi non è sicuramente una partita uguale alle altre, è molto sentita dalla nostra tifoseria, quindi sappiamo che dobbiamo andare a fare una grande partita. Poi chiaramente inciderà molto sul morale, sulla classifica, però non dimentichiamo che poi ci saranno altre 8 partite più, la semifinale di ritorno della Coppa Italia, che saranno altrettanto importanti. Corriere dello Sport. Sì, salve, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Volevo chiedere a Simone se in questo momento la premessa l'ha fatta lui dei 7 punti in 7 giornate, però al di là di questo, se alla luce anche di quello che è stato fatto in passato fino a fine gennaio, sente un po' troppo scetticismo nei confronti comunque dell'Inter. Ma no, io penso che le critiche fa parte del nostro mestiere, vanno accettate. Io fortunatamente ho l'intelligenza di distinguere quali sono le critiche che sono costruttive, che vanno accettate per migliorarsi giornalmente. Poi, insomma, quelle costruite da qualcuno ad arte, so da dove vengono e quindi non le prendo in considerazione. Tutto Sport. Sì, ciao Simone, buongiorno. Ciao, buongiorno. In settimana abbiamo intervistato Andrea Stramaccioni, che è stato l'ultimo allenatore che, come sai, ha vinto a Torino con l'Inter. Lui mi ha detto una cosa che a me passa molto interessante, ovvero quando gli ho chiesto cosa deve fare l'Inter per comunque vincere a Torino, mi ha detto naturalmente giocare con coraggio e poi far pesare il fatto che sia l'Inter ad arrivare a questa partita dopo tanti anni con lo scudetto sul petto, segno comunque di un cambio di gerarchia in campionato avvenuto l'anno scorso e comunque avvenuto, aggiungo io, in Supercoppa. Volevo chiederti se sei d'accordo. Ma io penso di sì, penso che abbia detto bene. Poi al di là del petto, insomma, dello scudetto sul petto, penso che quest'anno ci siamo già incontrati in una finale importantissima dove abbiamo vinto, l'altra partita di campionato, a parte l'episodio finale, insomma, che se ne è parlato tanto per diverso tempo, stavamo vincendo anche l'altra di campionato, però sappiamo che incontriamo una squadra che è in un ottimo momento, nonostante l'eliminazione col Villarreal, che ha fatto una striscia importantissima, che l'ha rimessa nelle posizioni dove merita, dove tutti pronosticavano ad inizio anno. Repubblica.
Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Volevo chiederle, Cuadrado ha fatto 5 gol all'Inter da quando è la Juventus, Vlahovic è l'attaccante che sappiamo, c'è qualche giocatore della Juventus che avete, diciamo, che avete studiato in maniera particolare, a cui vi siete preparati in maniera particolare per contenerlo? Ma io penso che la Juve la conosciamo abbastanza bene, è normale che a gennaio con Vlahovic e Zaccaria hanno fatto investimenti importanti, perché in quel momento probabilmente hanno visto delle carenze, si sono migliorati e questi due acquisti chiaramente li hanno migliorati, fermo restando che nonostante questi due ottimi acquisti, la Juventus insomma era già una grandissima squadra prima. Chiaramente Vlahovic in questo momento, ma penso Morata, Dybala, lo stesso Kim, che è un giocatore giovane di ottima prospettiva, sono tutti attaccanti da tenere da attenzionare con grandissima attenzione. Corriere della Sera. Buongiorno Simone, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Volevo chiedere a Simone, hai parlato nell'ultimo periodo di un approccio sbagliato alle partite contro, dopo la Fiorentina, dopo il Torino. Cosa pensi che serva e cosa hai detto alla squadra per non ripetere quegli errori? Sì, chiaramente sono d'accordo con te, insomma gli approcci con la Fiorentina e il Torino non mi sono piaciuti, poi chiaramente si è visto e si è analizzato la partita con la Fiorentina e col Torino, abbiamo fatto due ottimi secondi tempi, quindi chiaramente sappiamo che abbiamo approcciato male nell'ultima con la Fiorentina e in quella di Torino, quindi dobbiamo cercare di approcciare meglio la gara, perché domani sera sicuramente sarà determinante anche l'approccio di come comincerà la partita. calciomercato.com. Buongiorno mister, buongiorno Gigi. Ciao, buongiorno. Allora mister, volevo chiederle una cosa. L'anno scorso, a fine campionato, il suo predecessore, di fronte a qualche difficoltà economica, decise di lasciare. Se la prossima estate dovessero esserci le stesse difficoltà, lei si sente dire che rimarrebbe a prescindere da ogni cosa a fianco all'Inter, a fianco al club? Ma io penso che noi allenatori dipendiamo sempre dai risultati, dalle prestazioni. Io sono contentissimo e orgoglioso insomma della scelta che ho fatto a giugno. Sapevo che ereditavo una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, che probabilmente avrebbe perso due dei giocatori migliori, però insieme al mio staff secondo me abbiamo fatto un grandissimo lavoro che probabilmente, come giusto che sia, ha alzato le pretese di tutti, insomma, infatti frutto di quelle prestazioni adesso chiaramente, nonostante siamo in piena corsa su tutto con una coppa già in bacheca, è normale che in una squadra importante come l'Inter siano arrivate critiche, però penso che quelle ci siano sempre indipendentemente dai risultati. GianlucaDiMarzio.com. Salve, buongiorno mister, mi sentite? Un po' male. Un attimo, ora. Un po' lontano. Mi sentite? Provo. Non sentiamo bene. Andiamo avanti e passiamo a FC Inter 908. Buongiorno a tutti, buongiorno mister. Buongiorno. Le chiedo come sta Barella, qual è la sua condizione di forma, il suo stato di forma ora. Nicolò viene sicuramente da un periodo un po' sottotono, ma è sempre comunque un giocatore che ha speso e spende tantissimo. Come lo vede ora? Ma io penso che in questi giorni ha lavorato molto bene Nicolò, come Bastoni, come Vidal, Sanchez, che è normale che hanno ricevuto delle forti delusioni dalle proprie nazionali, però insomma questo è il calcio, devono essere bravi
in poco tempo a lasciarle alle spalle, perché domani sera c'è già una partita molto molto importante. FC Inter News, poi facciamo le ultime due. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Volevo chiederle che cosa ha pensato nel momento in cui ha sentito che anche dopo l'ultima di campionato il suo collega e prossimo avversario Allegri ha dato ancora l'Inter come favorita per lo scudetto, nonostante il ritardo che avete accumulato adesso. Ma penso che abbia espresso la propria opinione come l'ha espressa prima, ma non c'è nessun problema con Max, perché c'è grande rispetto reciproco, poi ognuno può avere la propria idea e esprimerla senza problemi in ogni occasione. Aria. Grazie Gigi, ciao Simone. Ciao, buongiorno. Senti, ti sento bello carico, una vigilia molto più carica verbalmente rispetto alle ultime, almeno questo è il mio pensiero. Sai come affrontare la Juventus, perché l'hai battuta spesso e volentieri, questa può essere l'arma in più sia per te che per la squadra. Ma io penso che quando affronti la Juventus, insomma, l'importanza della partita ti carica sicuramente. Noi insomma abbiamo dei trascorsi recenti con l'Inter, con una partita importantissima per noi vinta. Chiaramente sappiamo che domani giocheremo in trasferta, le altre due volte abbiamo fatto due ottime gare. Domani, col fatto che saremo in trasferta, non saremo nel nostro stadio con i nostri tifosi, però abbiamo il dovere e l'obbligo di fare una partita da vera Inter. L'ultima, Inter News. Sì, buon pomeriggio mister, buon pomeriggio a tutti. Ciao. In questo periodo, in questi due mesi di calo dell'Inter, si è parlato molto anche del fatto che non c'è stato apporto da parte dei centrocampisti, spesso non hanno accompagnato la manovra, non si sono visti tanti tiri da fuori. Può essere questo una caratteristica da ritrovare? Penso per esempio a Barella, ma anche a Çalhanoğlu, che può comunque provare il tiro da fuori, o anche ad altri giocatori come lo stesso Brozovic, che in campionato non ha ancora segnato. Grazie. Ma io penso che sia un discorso generale, perché se andiamo a vedere i dati, insomma, l'indice di pericolosità dell'Inter è rimasta uguale nelle ultime partite rispetto, insomma, ai mesi bellissimi di novembre, dicembre e gennaio. Quindi è un momento così, chiaramente stiamo lavorando sui nostri difetti per cercare di migliorarci già a partire da domani. Grazie, buongiorno a tutti, a domani. Grazie.